Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento consueto con l'informazione del Tg Idea, tante notizie e servizi anche in questa serata di martedì. Iniziamo subito però con Torrita di Siena, questa sera abbiamo, come a volte facciamo nel nostro telegiornale, un altro sgabello che ospita un ospite, con noi c'è il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazzi, che salutiamo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Con lui vogliamo parlare di viabilità, viabilità a Torrita, allo scalo di Torrita, con tutte le varie vicissitudini, le varie, le varie proteste che ci sono state nelle ultime settimane e soprattutto la luce dell'importante incontro che il sindaco Grazzi con il suo gruppo di maggioranza ieri sera in comune ha tenuto con il comitato Torrita-Scalo. Un incontro per fare un po' il punto della situazione su quella uh, che sarà poi, uh, saranno i prossimi, le prossime settimane, però è stato importante un incontro che poi ci voleva chiarificatore da, tra le due parti che sembravano molto distanti uh, qualche settimana fa, invece ieri l'incontro è stato proficuo per entrambe. Molto proficuo Roberto, devo dire che sia io che il presidente de, de, del, del Comitato um, Autorità Scalo, Luca del Toro, abbiamo trovato il modo anche per confrontarsi, io ho spiegato credo bene in maniera esaustiva. A molti membri del comitato erano 5 o 6 di sera. Che il nostro progetto, che non si limita solamente a queste due strade, alla rotatoria fatta davanti all'incrocio Tremori. Ma come ecco, eh, ricorda le strade, i nomi così per i nostri tre spettatori? Che... L'anello principale è Via Grosseto e Via Mazzini: eh, con diciamo così, il perno dell'incrocio dell davanti al bar Tremori, che ora è diventato una rotatoria che non si limita solamente a queste due importanti strade che, che sono diciamo sì, l'asse portante di questa nuova abilità, ma ci saranno una serie di, di strade collaterali che contiamo in, 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 pochi, in pochi mesi insomma, di, di sfondare. Purtroppo, come ho detto anche nel Comitato, che molte volte l'amministrazione si trova a fare delle scelte che spesso per arrivare a contare fino a quattro qualche volta il 2 non ti si accende, quindi sei costretto a fare 1, 3, 2, 4 non andando a fila, però alla fine insomma i 4 numeri ci saranno nella, nella, nostra, nella nostra casellina e quindi penso che nel giro di qualche... Di qualche, di qualche semestre sono sicuro che Torrito avrà una, una degna chiusura di questo cerchio e eh, dico solamente ai miei cittadini dello Scalo di pazientare qualche altro periodo, ma credo che hanno pazientato parecchi anni, quindi se pazienteranno qualche altro mezza, mezza annata credo non, 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 sarà, non sarà certo un problema. Anche il comitato è stato soddisfatto dell'incontro ieri che eh, avete tenuto oh, all'interno della sala consiliare. Un comitato che ha detto che comunque vi rincontrerete a breve e porterà lo stesso comitato oh, delle soluzioni. Dei progetti alternativi? Sì, noi abbiamo come detto, spiegato il, quali sono poi gli altri stralci funzionali che in queste prossime settimane verranno applicati, loro ci faranno delle loro proposte. Gli abbiamo, detto, eh, gli abbiamo fatto capire fino a che punto c'è, un, un margine di trattativa, diciamo così, che poi non è una vera trappola trattativa, tra, 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 è un, diciamo così, un confrontarsi tra idee. Il comitato è ampiamente rappresentato sia da cittadini semplici che da commercianti. Eh, inizialmente, questo, questo comitato, forse proprio nella prima fase di costruzione, nella prima serata che è venuta ormai già quasi 15 giorni fa aveva preso un po' una piega un po' troppo politica che ieri sera ho rimarcato e anche loro mi hanno confortato dicendomi che vorrebbero tenere fuori la politica da questo tipo di, di, di ragionamento e è giusto così, infatti ieri sera nella sala consigliare eh, c'era solamente il gruppo di maggioranza che è poi è il gruppo che o bene o male amministra questo Paese e quindi è giusto che noi insieme a loro troviamo le eh, migliorie necessarie, se ci saranno e se eh, contestuali al nostro progetto, insomma noi le applicheremo tutte anche investendoci come abbiamo fatto finora perché eh, si dice tutti in questo senso unico come abbiamo fatto anche un investimento importante. Su, sulla stazione, proprio sul piazzale, sul parcheggio importante, riqualificando una zona che era da troppi anni, da troppi decenni degradata. E spesso uno dice: sì, si guarda a quel senso unico che sta piano piano entrando nella, nel, nelle abitudini toritesi. però poi c'è anche questo parcheggio, c'è questa riqualificazione, e spesso la gente deve un po' guardare tutto il contesto, non solamente un piccolo problema davanti al proprio, proprio orticello, come dico io. Ecco, non volevo rimarcare anche una, un particolare, che poi tanto particolare non è, ovvero oh, le, ben, le tante firme che, hanno, che ha raccolto questo comitato, quasi eh, 2000, insomma eh, è stata una risposta, una partecipazione importante della comunità torritese, questa è stata una bella cosa. Sì, ehm? una bella cosa. Hanno, hanno raccolto diciamo così, a cavallo delle feste di Natale, tra fine di dicembre, gennaio e febbraio 1500 firme di torritesi e anche di non torritesi circa se non erro insomma 200 persone erano non residenti a Torrita che però frequentano e, e partecipano alla vita sociale toritese e magari anche lì hanno raccolto, mi hanno anche contattato persone dopo aver messo la firma perché pensavano di aver messo la firma per il senso unico, non per contro il senso unico, quindi parecchie volte anche quando si raccoglie le firme e mh, nelle raccolte delle firme insomma sanno tutti che devono essere raccolte eventualmente con dei documenti, con, insomma una cosa, però hanno... hanno come si dice? Capito che il problema poteva anche loro, potevano diciamo così, cavalcare questa anche onda di protesta popolare, la voglio chiamare così: protesta costruttiva ovviamente, e noi però abbiamo un progetto ben chiaro, ben delineato e dove ieri insomma, ci siamo confrontati facendo capire che siamo disposti a eh, rivedere i contorni, ma il piatto principale insomma, rimane, rimane quello, insomma, è ben chiara la nostra cosa, miglioreremo anche altri allacci di qualche bretella esterna, di qualche parcheggio che sarà più arrivabile in maniera veloce dall'incrocio del, del bar del Tremori, dalla rotta del Tremori, però insomma, la definizione del progetto è importante che sia chiara e non voglio dare false aspettative a nessuno, anche questo è bene che sia chiaro. Ok, sindaco, la faccio rimanere un altro po' con noi per eh, andare a seguire insieme una vicenda eh, importante per la Valdichiana, per il mondo economico o oh, imprenditoriale della nostra zona, ovvero oh, la fusione eh, possibile tra la BCC di Montepulciano e Banca Valdichiana. Domenica 8 maggio sarà una data davvero delicata per i due istituti di credito perché ci, saranno, eh, ci sarà l'assemblea dei soci. Inizia la mattina la uh, Banca uh, Valdichiana a chiusi e poi nel Pomeriggio alle 15.30 ci sarà l'assemblea dei soci della BCC di Monte Pulciano per appunto decidere sposare o meno il progetto di fusione. Sentiamo cosa dice il direttore della Banca Valdichiana Benicchi. Domenica 8 maggio, una data importante per Banca Valdichiana. Proprio per la domenica prossima, infatti, è stata indetta l'assemblea straordinaria per l'approvazione del progetto di fusione con la BCC di Montepulciano. Concluso nelle scorse settimane il ciclo di incontri con i soci del territorio per spiegare riforme e proposta di fusione, adesso è arrivato il momento delle scelte. La gran parte dei soci che hanno partecipato agli incontri si è detta favorevole al progetto, tranne alcuni che hanno sollevato osservazioni sul fatto che non fosse necessario né urgente fare una fusione. Saranno loro domenica a decidere in quali Direzione dovrà andare l'istituto di credito. Banca Valditiana ha eh, la pretesa di diventare una banca del territorio proprio della Valditiana nel senso generale della, della, del, nostro, della nostra, del nostro territorio. L'idea di unione con Montepulciano è nata proprio in questo senso. Sono due realtà ben messe da un punto di vista di bilancio, da un punto di vista soprattutto di omogeneità, dico io non solo nei numeri, ma anche nella cultura, perché sono due banche che sono nate sotto il campanile, sono cresciute nei, nei, nelle due, nei due comuni e hanno sempre fatto il bene del territorio. Pertanto con questa con divisione di idee e di progetto noi cercheremo e mi auguro che questo progetto sia condiviso dalle due assemblee che si terranno il prossimo 8. 8 maggio e da lì possa veramente partire il progetto che noi abbiamo già presentato in Banca d'Italia. Mi auguro e mi auspico che l'otto veramente le due assemblee riescano a far decollare e approvare questo progetto e poi con Montepulciano e con il Presidente, il Direttore, ma con tutti i dipendenti, poi abbiamo già avuto modo di confrontarci su questi aspetti. Credo che poi l'impegno di tutti, dei 180 dipendenti, poi saremo tanti, i 180 dipendenti si metteranno, come hanno sempre fatto, dico io, a disposizione e correranno per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati. Quindi domenica le due assemblee dei soci ovviamente eh, separate. Banca Valdichiana la mattina, BCC di Montepulciano il pomeriggio. È eh, una svolta cruciale per eh, l'intera Valdichiana. Sarebbe questa. iniziato già nei giorni scorsi, c'è stato il sì da parte di Banca Crasse e Banca Asciano con le due assemblee dei soci. Queste però sono banche ancora più vicine al nostro territorio, banche della Valdichiana. Eh, sarebbe una cosa buona la fusione, secondo lei? Ma secondo me è una cosa intelligente da fare anche perché risulterebbe una banca importante che parte da Arezzo e arriva fino a Chiusi quindi proprio tutta il vecchio sentiero della bonifica e quindi insomma anche a livello territoriale diventa una banca importante noi siamo convinti insomma anche noi torritesi che con la nostra, eh, il nostro sportello della BCC di Montepulciano lì a, a, Torrita, a Torrita Scalo vicino proprio al, al senso <ride> unico di cui parlavamo prima è un, uno sportello unico che però so che dà grossi margini alla, alla BCC di Montepulciano e è molto tutto in considerazione, sia con il eh, dottor Nappini che con, eh, che con il Barbi, insomma siamo in ottimi in ottimi, in ottimi rapporti e tuttora ci stanno dando anche delle mani, una mano per per dei, dei piccoli finanziamenti necessari alla nostra fondazione, al nostro comune. Non per ultimo il Borgo dei Libri che partirà domenica, anzi sabato prossimo, e vedrà come tutti gli anni una, un contributo importante della BCC con dei buoni che i bambini potranno spendere per, di 5 euro per l'acquisto di un libro. Insomma importantissimo per questo, per questo tipo di iniziativa. Bene, benissimo. Oh, allora uh, io ringrazio il Sindaco Grazzi. Grazie a voi. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Continuiamo ancora parlando di istituti eh, di credito, la vicenda Banca Etruria con le ultime novità del caso. Vediamo. Nuova udienza mercoledì 4 maggio alle 9 davanti al GUP del Tribunale di Arezzo Anna Maria Loprete per il primo filone di inchiesta su Banca Etruria quello relativo all'ostacolo alla vigilanza. Il processo vede imputati l'ex presidente dell'Istituto Bancario Aretino Giuseppe Fornasari l'ex DG Luca Bronchi ed il dirigente Davide Canestri ed ha già visto due stop a causa dell'alto numero di richieste di costituzione di parte civile circa 200 ricevute dal giudice durante le prime due udienze sulle quali è atteso il pronunciamento del giudice proprio per mercoledì 4 maggio. La scorsa settimana, il verdetto del riesame di Arezzo ha confermato il sequestro di parte della liquidazione di Luca Bronchi, che era stato disposto dal GUP e contestato con ricorso dall'avvocato Antonio Bonacci, che rappresenta l'ex DG di Banca Etruria. Si tratta di 470.000 dei 700.000 euro netti percepiti su una liquidazione lorda pari a 1.200.000 euro, che erano stati concessi il 30 giugno 2014 dal CDA della banca guidato allora da Lorenzo Rosi. Intanto, giovedì 5 marzo, il procuratore Roberto Rossi conoscerà la decisione del CSM circa l'inchiesta di approfondimento aperta a suo carico. Parliamo adesso di eh, Flora Miata, eh, ci saranno, saranno questi giorni importanti per l'azienda amiatina in vista dell'asta del eh, 6 maggio, quindi questa uh, settimana davvero cruciale, venerdì. Eh, ieri l'incontro al Club 71 di Abbaria San Salvatore organizzato dalla CGL eh, con i parlamentari del PD eh, Luigi Dallai, Susanna Cenni, anche i consiglieri regionali Simone Bezzini e Stefano Scaramelli e appunto le organizzazioni sindacali del territorio. Vediamo com'è andata. okay Flora Amiata per l'occupazione è stato il titolo dell'iniziativa organizzata da Baria San Salvatore dalla CGL di Siena e Amiata per tenere i riflettori bene accesi su una vicenda che nei prossimi giorni vivrà momenti decisivi con l'asta prevista per il prossimo 6 maggio. In quella data tutti sperano che ci siano imprenditori che abbiano la volontà e le risorse necessarie per acquisire queste importanti realtà produttive e che tra qualche settimana possa presentare un piano industriale qualitativo e occupazionale di prospettiva. Presente al Club 71 di Abbadia i parlamentari del PD Susanna Ceni e Luigi Dallai e i consiglieri regionali Scaramelli e Bezzini. Ci sono problemi legati alla continuità eh, aziendale, eh, dobbiamo garantirla e eh, a fianco di questa eh, mettere in campo tutti gli strumenti perché i lavoratori abbiano le loro tutele e questo è un compito di tutti i livelli politici e amministrativi, sia in regione che in Parlamento, dove abbiamo anche presentato un'interrogazione in commissione di attività produttive. Ecco, da questo punto di vista noi eh, ci siamo. Ci siamo perché è dovere dei politici che rappresentano il territorio seguire le questioni eh, e i problemi delle crisi aziendali, così come del resto tutte le problematiche del territorio e anche essere disponibili verso i lavoratori allora quando esistono appunto dei momenti di confronto, anche per fare appunto un attimo il punto della situazione e confrontarsi su quelle che sono le aspettative in essere. Eh, negli anni mi è capitato spesso di essere al fianco di Flora Miata, mi è capitato come parlamentare, come assessore regionale e credo che negli anni questa sia una realtà che non è mai stata abbandonata dalle istituzioni. Quindi io penso che stasera siamo qui a confermare ancora una volta la vicinanza delle istituzioni. Ma anche a cercare di accompagnare questa realtà verso una nuova possibilità imprenditoriale, perché questa è la sfida di oggi: un progetto industriale e una possibilità imprenditoriale per Flora Amiata. Un incontro importante che dimostra quanto la regione toscana si avvicina ai lavoratori di Amiata, una grande crisi della Miata che stiamo cercando di aiutare e la regione ha fatto la cassa integrazione in deroga, l'ha fatto fare la turnazione, ha accompagnato molte persone fino a oggi. Adesso è arrivato il momento di non commettere più gli errori del passato, fuori la politica, fuori l'ingerenza anche di alcune responsabilità sindacali del passato, oggi una grande assunzione di autocritica, è arrivato il momento in cui si possa fare impresa veramente, soltanto facendo impresa e facendo business vero. Sul foro vivaismo si può dare un lavoro e un'occupazione ai dipendenti che aspettano diciamo, una prospettiva per il futuro. Allo stesso tempo la responsabilità politica di capire come poter aiutare, per esempio, molti avventizi che sono fuori oggi dal ciclo produttivo mediante lavori socialmente utili, cercando di trovare soluzioni in termini sociali per favorire magari un po' di opportunità occasionale di lavoro per accompagnare una riconversione di un territorio che fatica a trovare una propria connotazione. La risposta del futuro sarà sul fatto che la regione. Deciderà di considerare la Miata un'unica zona di sviluppo economico, finalmente porteremo la Miata in regione rispetto a essere una delle grandi 20 zone della Toscana per interfacciarla con finanziamenti europei, per consentire l'appetibilità di questo territorio alle imprese per venire ad investire su questo territorio. A Sartiano i valori sull'induzione magnetica dei tralicci dell'alta tensione nella zona limitrofa Viale Miralaghi sono ben al di sotto della soglia di attenzione. Lo ha certificato nei giorni scorsi l'ARPAT che ha eseguito diverse eh, rilevazioni. Um, L'amministrazione comunale aveva contattato l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale a seguito della richiesta di alcuni cittadini preoccupati di abitare in una zona vicina a questi eh, tralicci. Uh, la Giunta um, ha subito attivato l'ARPAT per i controlli certificati e fortunatamente i risultati che sono stati forniti sono rassicuranti in quanto tutte le rilevazioni fatte hanno dato risultati ampiamente entro i limiti dettati dalla normativa. Parliamo adesso di chiusi con la tripla inaugurazione che si è tenuta questa mattina a chiusi città, la palestra della scuola primaria di Amicis, un nuovo parcheggio, una sala convegni presenti anche il presidente della provincia Fabrizio Nepi, la fondazione Monte dei Paschi e tante persone. Vediamo. Una nuova palestra, una sala conferenze e un parcheggio completamente risistemato. Tre opere che vanno a qualificare ulteriormente la scuola primaria di Amicis di Chiusi Città, ma che in parte saranno fruibili per tutta la popolazione, come nel caso del parcheggio. La tripla inaugurazione è avvenuta stamani con il taglio del nastro del vice sindaco reggente del comune di Chiusi, accompagnato dalla sua giunta. Un'opera iniziata tanti anni fa, all'epoca della giunta Ciarini, e che adesso ha visto la sua completa realizzazione grazie alla provincia di Siena e alla Fondazione Monte dei Paschi. Un intervento molto bello che abbraccia più sensibilità, eh, oggi consegniamo alla nostra scuola e quindi alla comunità e ai nostri ragazzi che è la cosa più bella che può capitare durante un mandato amministrativo che è quello di eh, regalare uno spazio per i bambini, una palestra attrezzata con giochi eh, diciamo per ginnastica, per spazi anche dedicabili anche agli anziani, per la ginnastica dolce, un locale molto bello, molto moderno, riscaldato con un pavimento in legno e con strutture diciamo, all'avanguardia dotata di spogliatoi, di servizi igienici, quindi dei locali veramente attesi per l'istituto della scuola primaria di Chiusi Città. E al contempo regaliamo anche questa opportunità di una sala conferenze che può essere, diciamo, è sempre di utilizzo della scuola, ma può essere anche a servizio delle varie attività che può fare l'amministrazione comunale e la comunità. E poi il tutto si completa con un grande parcheggio esterno, eh, di cui la mattina è a uso esclusivo della scuola e il pomeriggio può essere spazio destinato a parcheggi per tutti i cittadini, per i turisti che arrivano nella nostra città. E quindi un nuovo spazio riqualificato è molto bello. L'oro della provincia è stato quello della stazione appaltante, il soggetto che ha progettato. I lavori, sia della palestra che vediamo in questo momento, una bellissima palestra che servirà per i ragazzi della scuola elementare, accanto c'è una bella sala conferenze, un locale molto molto bello, ben curato, ben recuperato e credo possa essere utilizzato dalla comunità di Chiusi per i ragazzi della scuola elementare ma anche per la comunità di Chiusi per attività diverse, per dibattiti, per uso civico. Un segnale che comunque la Fondazione è ancora molto presente sul territorio, tiene ovviamente allo sviluppo del territorio, quindi nonostante tutto ci siamo e diamo dei segnali chiari ed evidenti come oggi. Noi siamo contentissimi e vogliamo ringraziare l'amministrazione che si è prodigata per il ripristino di questi ambienti che rendono la scuola molto accogliente, molto come dire, più bella, più attraente per i bambini. Questo chiaramente determina una situazione che garantisce una serenità una, um, da tutti i punti di vista, sia a livello fisico che a livello uh, psichico. E quindi di conseguenza favorisce sicuramente gli apprendimenti perché i ragazzi si sentono più ad agio in una struttura come questa e quindi le conoscenze, la cultura sicuramente avranno una porta aperta e si riverseranno sugli studenti. Un 2015 dal segno positivo per le terme Antica Quersolaia di eh, Rapolano, che chiude l'anno con quasi 3 milioni di fatturato e portano a termine il progetto di fusione eh, per l'incorporazione delle terme di Petriolo. Nasce così il primo polo termale integrato della provincia di Siena a maggioranza pubblica, una società gestita attraverso un solo consiglio di amministrazione, che permetterà un risparmio di 40.000 euro grazie al processo di integrazione di organi e servizi funzionali e alla razionalizzazione dei costi. La nuova società ehm, con il presidente Silvana Micheli e il direttore generale Sandro Fabrini mantiene salda la compagine sociale pubblica formata dall'amministrazione provinciale di Siena, dai comuni anche di Rapolano, Sinalunga, Sciano, Castelnuovo, San Gimignano, L'Unione Val di Merse, Civitella, Paganico, Chiusdino, Radicondo, Limurlo Montieri e Monticiano. In Toscana, per parlare del piano regionale di sviluppo 2016-2020, la proposta è stata avanzata dalla Giunta, uh, dalla giunta regionale questa mattina. Vediamo. 9 obiettivi in 5 anni, 6 mutuati dall'Europa e 3 propri della regione toscana. È il piano regionale di sviluppo 2016-2020 presentato questa mattina dalla Giunta. 26 progetti finanziati con 6,4 miliardi di risorse pubbliche, alle quali si potranno aggiungere quelle private. In un quadro futuro dove i traguardi fissati collocano la Toscana all'interno di una dimensione della regione europea. Abbiamo resistito meglio alla crisi, ha sottolineato orgogliosamente il Presidente Enrico Rossi. I maggiori indicatori di segnano infatti una curva che ci colloca solo dietro Trentino e Lazio. Solo per fare alcuni esempi, tra il 2008 e il 2015 il PIL in Toscana è calato del 5,4%, mentre nel nord Italia del 7,5%, mentre l'export nella nostra regione è addirittura è cresciuto del 30%. È un progetto sobrio questo, dove noi come regione vogliamo fare la nostra parte. Se le cose funzioneranno e se non ci saranno catastrofi. Noi lavoriamo perché da qui al 2020 si producano qualcosa come 50.000 posti, 50 posti di lavoro in più. Proprio per questo gli obiettivi prefissati dalle PRS sembrano più realistici. I sei, combinati con l'Europa, sono l'aumento di occupati al 71% e delle spese in ricerca e sviluppo all'1,5%, la riduzione di gas serra e della produzione di energia da fonti tradizionali, il minor abbandono scolastico da contenere al 13%, l'incremento dei laureati fino al 30%, l'esclusione di sempre più persone dalla povertà. Ed ecco poi i tre obiettivi tipicamente toscani: fermare la deindustrializzazione, ridurre le disparità interne, abbattere a zero il consumo. Di suolo, questo era l'ultimo servizio. Termina qua il Tigirea. Grazie per averci seguito. un Buon proseguimento di serata.